Agata lo ha utilizzato e provato la prima volta oggi intorno alle 12, una mezz'oretta forse neanche. Sì, assolutamente. Normalmente lei utilizza la carrozzina e oggi ha provato questo sistema. Devo dire che si è abituata e si è integrata abbastanza velocemente, no? Ora poi tu ci dirai esattamente quali sono le tue sensazioni e le tue reazioni. Chiaramente è uno strumento di riabilitazione, io lo voglio ribadire sempre, ora Agata vi dirà anche la sua sensazione, è uno strumento che ci serve in riabilitazione, perché tante volte si fraintende un po' la finalità, cioè la utilizzazione tipo uscire, vado a fare la spesa, cammino per strada, ancora non siamo a questi livelli, poi magari tecnicamente ne parleremo dopo, ma è uno strumento che utilizziamo in riabilitazione per tutti quelli che sono i vantaggi ottenuti dalla posizione ortostatica e dal cammino, che non sono pochi, sono tantissimi. Non voglio lasciare Agata così, aspetta che ti porto il microfono io. C'è? Ah, ok, perfetto, grazie. La mia voce si sente a prescindere dal microfono. Buongiorno a tutti. Allora, la mia sensazione, io sono da 17 anni in sedia a rotelle e questa è esattamente la terza volta che la provo. Una prima volta è stata anni fa, sempre grazie alla dottoressa Onesta che mi aveva invitato a provarla, e adesso alle 12 è ora per la terza volta. Devo dire che mi sento molto serena, rilassata. Sapevo forse anche cosa aspettarmi, tranne la prima fase iniziale in cui ha preso le misure e abbiamo capito come adattarlo a me, poi per il resto diciamo che immediatamente sono riuscita a capire, grazie ai suoi input, come dovevo fare. Sensazione, allora, per me questo è da intendersi solo da un punto di vista terapeutico, quindi per fare terapia. Perché pensare di vivere giornalmente facendosi una passeggiata sull'esoscheletro, per quanto mi riguarda, non mi dà una sensazione particolare, nel senso che ricordo ancora bene com'era camminare da me, da normo, la libertà di movimento che non si può eguagliare in nessuna maniera, però ha la sua utilità ed è importante farlo per il carico delle ossa, per tutto ciò che concerne proprio una a livello intestinale, le funzioni, ecco, è utile per questo motivo, però per gli stimoli, esatto, però per tutto il resto, ecco, io dico sempre, preferisco la mia carrozzina perché sono autonoma in carrozzina, in questa maniera non, ecco, mi sento gestita, ecco, sicuramente non è utile per quello, ma per tutto il resto è una cosa che bisognerebbe fare invece sempre ne parlando con le di riabilitazione, e quindi è stato importante che l'unità spinale abbia preso l'esoscheletro per poter fare terapia. Spero che tutti ne possano usufruire. Grazie. Grazie Agata. Questo lo